lavoratori si iscrivono al sindacato e l'università li licenzia. I lavoratori chiedono diritti e l'università li licenzia. I lavoratori protestano e l'università Marconi li licenzia. 47 persone saranno licenziate da questa università, 47 lavoratrici e lavoratori che hanno l'unico torto di voler manifestare per i propri diritti. Non c'è crisi economica in questa università, c'è solo la voglia di togliersi quelli che danno più fastidio. Il lavoro non si tocca! 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 Nonostante i continui tentativi di venire incontro all'azienda, per questa avvertenza non c'è stato nulla da fare, dovrete andare via. Sì, adesso ieri è finita la trattativa con la regione, la mediazione, e praticamente adesso da oggi possono mandarci le lettere di licenziamento. Noi però non siamo d'accordo, andremo avanti e faremo capire all'università che non possono decidere arbitrariamente di mandar via le persone senza avere nessun tipo di requisito per essere mandati via. Torniamo dopo circa un mese ad occuparci dell'avvertenza Unimarconi, perché a distanza di un mese la situazione non è cambiata, ma anzi, se possiamo dirlo, è peggiorata. Sì, assolutamente, è stato fatto l'ultimo incontro alla regione e non c'è stato nessun tipo di accordo, anzi sono sempre più decisi a mandarci via senza una ragione valida a questo punto, perché non è né economica né strutturale, quindi non abbiamo altro modo che manifestare in questo modo, perché insomma almeno stiamo cercando di esprimere il nostro parere, che è ingiusto, quindi non ci hanno voluto ascoltare, non c'è stato nessun modo per mediare, per cui stiamo manifestando. Da uno degli striscioni dice: la paura divide. La gente purtroppo ha paura, ma abbiamo paura tutti di perdere il lavoro, anche io. E il problema è che il divide et impera ha sempre funzionato, è una guerra dei poveri, d'altra parte anche in Italia la situazione è esattamente questa, cioè ce la prendiamo con gli immigrati, tanto per dire, quando i problemi ci stanno altrove. E qui è la stessa cosa, ce la prendiamo con dei rumorosi ingrati, quando invece il problema è un'amministrazione che non vuole costruire niente insieme a noi. E noi pensiamo che questi licenziamenti siano dovuti al fatto che ci siamo iscritti al sindacato per avere poi delle cose basilari come il riscaldamento, questo l'abbiamo detto anche già l'altra volta, l'avevamo detta questa cosa. E noi oggi stiamo manifestando qui in maniera molto pacifica perché non vogliamo assolutamente dar disturbo agli studenti, perché loro sono quello che ci preme di più, cosa che forse l'azienda pensa, non ricordiamo, ma per noi è questo. Considera che ormai l'ambiente si è molto proprio, come ti posso dire, avvelenato, perché girano voci che chi si sente licenziato o licenziabile non stia lavorando, oppure che comunque stia lasciando tutto molto andare, cosa che non è assolutamente vera, perché noi stiamo lavorando come sempre. In realtà è questo, perché sono state fatte tutte le proposte del caso, è stata seguita tutta la procedura, per cui abbiamo fatto le varie proposte per la solidarietà, tutto ciò che insomma può servire per non mandarci a casa, e però non è così. Guarda caso siamo soltanto noi quelli che devono andare a casa. In realtà i nostri colleghi quello che non hanno capito è proprio questo, che non saremo soltanto noi ad andare a casa, ma questa procedura di licenziamento riguarda tutti, riguarda anche gli altri che non sono iscritti al sindacato. È nello stile di questa azienda, è sempre stato così, cioè da un giorno all'altro venivi spostato senza un reale motivo e senza che ti veniva spiegato il motivo. E sono stati sempre spostamenti arbitrari, così come questo licenziamento. I diritti si devono conoscere e una volta conosciuti si devono prendere, perché non ci sarà mai nessuno che purtroppo, diciamo, è disponibile a darti di più di quello che già ti ha concesso. Quindi questa è la realtà.